Il mio corso di cucina insieme a Cristian Pratelli sta sempre più prendendo forma. Soprattutto è bellissimo questo corso improntato sull'uso dei formaggi, perché con cose estremamente semplici si realizzano piatti che possono essere banali, ma banali non lo sono. E soprattutto dove c'è un insieme di tanti ingredienti, e oggi ho visto che la ricettina di oggi mi piace proprio molto. Me la racconti un po'? È un piatto completo e ci divertiremo a farlo con i nostri ragazzi. Cucineremo l'uovo come non l'abbiamo mai fatto. Faremo delle uova cremose con la ricotta mista della centrale del latte di Cesena e i carciofi. Quindi abbiamo carciofi, ricotta, uovo. Sai, quando si parla di uova si pensa sempre l'ovino, la frittatina. Invece questa noi volta oggi lo rendiamo gourmet, Cristina. Gourmet, bella non questa parola, ti piace, no? L'uovo ci piace tanto. Semplice. Possono farlo anche a casa, quindi? Certamente. La cosa più difficile è cuocere l'uovo, ma avviene tutto da solo, direttamente in acqua, con una... Lo vado a mettere in acqua? Con un runner a 65 gradi o comunque mantenendo senza runner la temperatura a 65 gradi con un termometro. Iniziamo con gli ingredienti principali. Abbiamo la ricotta della centrale del latte di Cesena. È una ricotta mista fatta di due latti locali ed ha una particolarità, Cristina. Viene coagulata con l'acqua termale di Frattaterme. Un po' come mandare le mucche alla spa, per intenderci. Oh, bella questa cosa, no? Cioè, quindi una ricotta che è fatta con latte. Latte bovino e latte ovino. E quindi la coagulazione avviene tramite l'acqua termale di Fratta. Esatto, vero? Aggiungendo l'acqua termale, che è ricca di sali di magnesio, avviene la precipitazione delle proteine, per cui otteniamo la ricotta. In più viene condita con il sale dolce di Cervia. Quindi qui c'è proprio il territorio nella massima esaltazione. Sempre a chilometro zero, Cristina. Manteniamo i piedi per terra nella nostra bellissima Romagna. Perfetto. Quindi... Ti elenco velocemente gli ingredienti che poi tutti i corsisti troveranno nella propria postazione. Abbiamo delle erbe aromatiche, scegliete voi di solito a casa. Erbe aromatiche tipo prezzemolo, erba cipollina, salvia, se volete il timo, la maggiorana, il carciofi di stagione, della panna, del succo di limone, olio extravergine e un buon vino, che tra un po' ti chiederò di aprire. Sai, io sono brava e fu così che faccio una brutta figura. Io inizio a tritare le erbe aromatiche perché ci serviranno per insaporire quello che è il nostro tortino di ricotta. Quindi qui, nel frattempo che tu triti, noi abbiamo una crema di carciofi sotto. La prepariamo adesso insieme ai nostri corsisti. Questa ricotta che va cotta in forno, proprio asciugata. Togliamo un pochino d'acqua per dare un po' di consistenza, fare un formaggello un pochino più sostenuto, compatto. E poi l'uovo. Quindi e ci sono l'uovo. Già tre elementi che sono buoni da soli, messi insieme sicuramente saranno eccezionali. Ma la ricetta non è finita qui, daremo quel tocco di gourmet che ci hanno insegnato anche i grandi chef, dell'uovo marinato e della bottarga di muggine, proprio per dare un tocco ancora più prezioso. Quindi al corso avremo proprio, hanno da fare i nostri corsisti. Tieni presente che l'uovo è un ingrediente che già ha delle proteine nobili, andiamo ad aggiungere la ricotta, quindi una sostanza cremosa ed altre proteine. E completiamo, visto che abbiamo parlato di piatto completo, con la crema di carciofi, quindi aggiungiamo anche la verdura. Abbiamo tutto in un piatto. Ora preparo quello che dà il sapore al tortino di ricotta, del pane profumato, tostato in padella. Sai, le cose un pochino croccanti ci piacciono sempre. Sì, poi dai, ultimamente in un prodotto cremoso aggiungere sempre quella parte di croccante gli dà proprio più gusto, perché siamo obbligati a masticare e quindi si sofferma di più. Poi questa ricotta qui è già molto saporita da sola e cucinata, perché in questo caso viene proprio cucinata, andiamo a valorizzare ulteriormente, perché c'è l'uso delle erbe aromatiche, l'aspetto, diciamo, col vestito esterno croccante. Ma vedo che adesso prendi la ricotta, bisogna lavorarla, quindi le erbe vanno solo qua. La lavoriamo, esatto, con un pizzico di sale se serve, altrimenti è già saporita di suo, e la impastiamo per renderla cremosa. Tostiamo, grazie Cri. Prego. Un pizzico di sale? Appena appena, perché c'è già quello di Cervia. Sì. Dobbiamo farcire uno stampino semplice d'alluminio che servirà come base per il nostro piatto gourmet.
Peccato che da casa non riescono a sentire il profumo, ma far scaldare questo pane con le erbe aromatiche tira fuori proprio tutto il profumo. Esatto, puoi togliere, Cristina, è sufficiente. Stiamo cercando di velocizzare quello che potrebbe essere un procedimento di stagionatura di un formaggio. In questo caso abbiamo un formaggio freschissimo e gli andiamo a dare quello che è il tenore di gusto che darebbe una crosta. Quindi il forno a bassa temperatura, che temperatura dovremmo tenerlo il forno? 130 gradi è sufficiente, Cristina. Per un quarto d'ora, dobbiamo soltanto asciugare l'acqua. Quindi velocissimo. Esatto. Cioè io pensavo che ci... Riempiamo una tasca da pasticceria e con questa fase siamo a posto. Ora prendiamo lo stampino, lo imburiamo velocemente, va bene anche con un dito, con del burro cremoso. Non utilizzate cose troppo sofisticate perché il prodotto è quasi crudo. A 130 gradi le cotture sono molto molto lente. Quindi... E mettiamo il pane. Guarda, forse questo ti serve. Ok. Foderiamo il nostro tortino togliendo l'eccesso. Ok. Andiamo a riempire con la ricotta. Questi si possono preparare anche prima, quindi... Perché sai, i nostri corsisti, quando sono qui che lavorano, preparano, perché tutti provano tutto durante il corso, molte volte assaggiano, magari fanno il minimo due porzioni, poi l'altra porzione per il giorno dopo se la portano in ufficio. Questo potrebbe essere sicuramente un pasto che uno si porta dietro già pronto, che se mangiato anche freddo a temperatura ambiente è molto buono. Anche perché è un pochino poco bello vedere la casa un pochino in disordine quando arrivano i nostri ospiti, sì. Quindi calcolare i tempi è una delle domande più frequenti che ci fanno di solito i ragazzi. Abbiamo foderato con la ricotta i tortini e li andiamo a mettere in forno. Ok, vado in forno. Grazie. Ora prepariamo la salsa di carciofi. Tagliamo i carciofi a fette sottili, lo scalogno. Qui ci serve il vino? Qui ci serve il vino, esatto. Scalogno. Non facciamo rosolare troppo, altrimenti viene troppo forte. E carciofi. Quindi il vino va qui? Il vino va qui perché mantiene i carciofi molto chiari, esatto. Ah, ecco, vedi? Quindi facciamo scaldare, io intanto apro, va bene? Così prepariamo. E questa sarà la crema? Questa sarà la crema di carciofi. Noi in questa stagione li troviamo, ma se fossi in un altro periodo dell'anno potrei sostituire con un'altra verdura. Con tutte le verdure di stagione, è inutile utilizzare i carciofi a luglio. A luglio possiamo usare le zucchine o in ottobre che abbiamo la zucca o altre verdure. Sfumiamo con il vino. Vieni. Ce ne lasciamo un pochino per il brindisi, sì, poi. Sì, certo. E facciamo cuocere, se serve aggiungiamo anche dell'acqua in modo che il carciofo rimanga tenero e cremoso. Guarda, io chiaramente l'ho già cucinato. Le uova che avevamo già messo in anticipo. Ok, le teniamo a parte perché tra un po' le apriamo. Intanto ti chiedo di frullare il carciofo che è già cucinato prima dell'arrivo dei ragazzi. Perfetto. Ok. Ma la domanda più curiosa che ti hanno fatto durante un corso? Dove comprare le cose, ma quanto durano? È molto importante perché in casa, ripeto, non tutti hanno lo chef che cucina, dobbiamo essere noi stessi gli chef e capisco le difficoltà di tutti. Otteniamo la crema. Ok, voilà. È sufficiente. Prego, allora, questa è la crema. Grazie. Guarda, ho tirato fuori dal forno la ricottina. Mettiamo sul fondo la crema di carciofi. Posso sgusciare l'uovo, che sono curiosa? Sì, te lo lascio fare a te. Guarda, mi avvicino. Va bene così? Sì, va bene, deve rimanere cremoso. Le proteine iniziano a coagulare a 62-63 gradi, per quello che abbiamo cotto a 64 gradi. Oltre non si rassodano di più. Se uno lo vuole cucinato di più, per averlo più denso, può... puoi romperlo come un uovo fresco, tranquillamente. Sì? Io intanto metto il fondo di... Ma ho paura di romperlo. Sai che io sono il tuo comì, dopo mi sgridi. No, assolutamente. Se vuoi ti aiuto.
sai, questo sembra... Ho messo un tortino di ricotta intanto, la crema di carciofi sul fondo. E con cosa lo decoriamo questo piatto? Lo decoriamo con il tuorlo d'uovo coagulato, marinato con sale e zucchero. Come lo fai? Me lo racconti? Certo, prendiamo il tuorlo, lo mettiamo in una ciotola con 100 g di sale e 100 g di zucchero. Lo lasciamo per 6 ore almeno e tende a cuocere. Poi lo laviamo da questa marinatura e lo andiamo a tagliare a fettine. Questo è il famoso cuoco, è il famoso uovo di uno cuoco? È l'uovo di cracco. Guarda, lo posso adagiare sul tortino? Adagialo pure. Ecco qua. Decoriamo con l'uovo marinato. Che bel colore comunque che ha, eh? Sì, perché spezza molto, esatto. Prepariamo una salsa di accompagnamento che è fatta con panna semimontata. E cosa ci aggiungi? Succo di limone, senape. Ok. E ti chiedo di passarmi il pepe che dovresti avere tu. Vai qua. Pepe al mulino. Vado con una pepata. Prego. Succo di limone, qualche goccia. Tipo una panna acida, dai. È una panna acida, esatto. Quindi tende, perché qui abbiamo un sapore bello cremoso, il tuorlo, quindi tende un pochettino a sversare. Ecco qua. Cioè questo non è un piatto, ma è proprio un grande piatto. La bottarga, eh? Diamo un tocco di pesce. Ok. Bellissimo. Sarà buonissimo. Il piatto è pronto ed è completo. Abbiamo proteine, abbiamo vegetali e abbiamo carboidrati col pane. Quindi non ci resta altro che buon appetito. Buon appetito. Gli ingredienti per le uova cremose con ricotta mista e carciofi sono ricotta mista, 250 g, erbe aromatiche miste, pan grattato, sale, due carciofi, uno scalogno, prozzemolo, olio extravergine d'oliva, vino bianco, 4 uova, 100 g di panna, limone, erba cipollina, pepe nero, senape, burro. Perché la pasta fumaiolo è così fresca? Perché utilizziamo solo ingredienti naturali 100% italiani e la conserviamo proprio come faresti tu, solo grazie al freddo. Così è sempre pronta nel tuo congelatore. Scopri e condividi il gusto della pasta fresca fumaiolo, senza conservanti, buona come fatta in casa, pronta nel banco freezer. Fumaiolo, la pasta fresca più fresca. Prova anche gnocchi, tortelletti e tanti altri formati.